Buonasera a tutti, eccoci con un nuovo incontro delle Note dei Ricordi dedicato alle donne della musica italiana. Oggi parleremo di Dalida. A gennaio scorso avrebbe compiuto 88 anni. La cantante e attrice italiana naturalizzata francese Yolanda Cristina Gigliotti, in arte Dalida. Per il suo nome si ispirò al film del 49 Sansone e Dalila. Era nata al Cairo il 17 gennaio del 33 da genitori calabresi. Suo padre era primo violino all'opera del Cairo. Fu affetta da strabismo fin dall'età di 4 anni, quando a causa di una grave infezione agli occhi venne sottoposta a diverse operazioni chirurgiche. Era ancora adolescente quando perse il padre a causa di un ictus, trauma che sarà alla base del male di vivere che afflisse l'artista per gran parte della sua vita. A 17 anni vinse il concorso di bellezza Miss Egitto e iniziò a lavorare nel cinema. Idolatrata in Francia, dove, anche per la sua vita segnata da vicende drammatiche e conclusa dal suicidio, è considerata un'eroina della canzone. Ha avuto in Italia un periodo di grande notorietà dalla fine degli anni 50 fino alla sua morte. Purtroppo il nome di Dalida è anche legato a quello di Luigi Tenco, col quale presentò Ciao amore ciao nel tragico Festival di Sanremo del 1967. La scomparsa di Tenco, che decise di togliersi la vita proprio durante la manifestazione canora, gettò Dalida in un profondo sconforto, che la spinse persino a tentare il suicidio. Infatti, il 26 febbraio 1967, Dalida tenta di togliersi la vita a Parigi in maniera molto lucida. Finge di recarsi all'aeroporto di Orly per depistare il suo staff. Affitta la camera 410 all'hotel Principe di Galles, dove aveva soggiornato con lo stesso Tenco prima di Sanremo, utilizzando il suo nome Yolanda Gigliotti. Appende alla porta il biglietto con su scritto "Si prega di non disturbare" e ingerisce molti farmaci dopo aver scritto tre lettere, una all'ex marito, una alla madre, in cui le dice di non disperarsi, e una al pubblico che adorava. Una cameriera, però, insospettita dal fatto che una luce accesa filtrava dalla porta della stanza, non riordinata da 48 ore, avverte il direttore che entra da un'altra stanza e trova Dalida in coma. Dopo 5 giorni la cantante esce dal coma e si salva. Cominciamo adesso a trattare alcune delle sue canzoni. La prima di queste che ho preparato è La danza di Zorba del 1966, secondo dei 3,45 giri incisi da Dalida nel 1965. Autori calabrese Theodorakis. Questo brano, preso dalla tradizione ellenica, è utilizzato come sottofondo del Sirtaki, ottenne una grandissima popolarità anche grazie al noto film interpretato da Anthony Quinn, Zorba il Greco. Di là, da est,
la melodia cullò la mia malinconia, si alzò per me che andavo via, un canto senza età. Con chi tu danzerai, chissà se mai io rivedrò Grecia, Zorba e te. Se vuoi tingere di rosa tutto il grigio intorno a te, se la vita te non lo sa fa una danza insieme a me, se tu vuoi vedere sparire tutte le contrarietà, come puoi rinfovanire Zorba te lo insegnerò. Se vuoi mettere le ali ad un sogno che finì, fa dissolvere i tuoi mali nel danzare senza te. Se vuoi correre nel vento galoppando finché puoi, tu potrai sicuramente, se con Zorba danzerai, danza, danza e non pensare che la notte finirà. Passiamo ora al brano Bang Bang del 1966. Lo ricordo molto bene anch'io. Avevo 11 anni, mi piaceva tanto. Dalida propose anche lei una versione del famoso brano di Cher, prima in francese e poi in italiano. Lo presentò in concorso al varietà televisivo della RAI Scala Reale, quello presentato da Peppino De Filippo, nell'autunno del 1966. Le versioni più vendute furono quelle di Cher e dell'Equipe 84, ma quella di Dalida entrò comunque tra le prime 10 e in Francia si piazzò al primo posto. Il testo ripercorre la storia di un amore che segue il susseguirsi di diverse stagioni della vita, dall'infanzia in avanti. L'immaginario di cowboy e colpi di pistola, Bang Bang, che attraversa tutta la canzone, conferisce al brano una tensione da sussulto perpetuo. Insieme a me, Bang Bang, per ridere, Bang.
punto di vista sentimentale, la vita di Dalida è stata piuttosto tormentata. Nel 1961 ha sposato Lucien Maurice, direttore di Radio Europe 1, che nel 70 si suicida con un colpo di pistola. Dopo appena un mese la cantante si è infatuata di un giovane pittore, Jean Sobieski, per cui ha deciso di porre fine al matrimonio. Quello con Jean è stato solo un breve flirt, che si è concluso quando Dalida ha conosciuto il giornalista Christian Delamazière. I due sono stati insieme per 3 anni, fin quando la cantante ha iniziato la sua relazione con Luigi Tenco. Dopo la morte di Luigi Tenco, la vita della cantante è stata costellata di momenti di depressione. Ha avuto una relazione con un giovane studente di nome Lucio, del quale è rimasta incinta nel 1968. Volendo abortire, Dalida ha fatto ricorso a pratiche clandestine, infatti l'aborto non era ancora legale all'epoca. Queste pratiche clandestine purtroppo le hanno tolto per sempre la possibilità di avere un figlio. Pare che abbia anche avuto una relazione clandestina con François Mitterrand, che si sarebbe conclusa quando l'uomo venne eletto presidente della Repubblica Francese nel 1981. All'epoca Mitterrand era sposato. Passiamo ora al brano della famosa, del famoso Sanremo del 67, Ciao amore. Sicuramente il disco più drammatico di Dalida. Il brano, presentato appunto al Festival di Sanremo del 67 con Luigi Tenco, suo compagno all'epoca anche nella vita, che di lì a poco si sarebbe tolto la vita. Se la versione di Tenco è molto sentita, forse quella di Dalida lo è ancora di più. Lo presentò infatti qualche anno dopo, nel 1971, a Canzonissima. La stesura del brano ebbe una genesi molto lunga. Infatti, prima di giungere alla versione definitiva, Tenco ne elaborò almeno una decina, molte delle quali rimaste poi inedite. Nella sua versione definitiva il testo riguardava il trauma prodotto dal fenomeno dell'emigrazione interna, l'abbandono delle campagne da parte dei contadini e l'impatto con la realtà cittadina, ben diversi da quanto sperato o immaginato, alimentano il desiderio del ritorno. Dell'esibizione di Tenco al Festival di Sanremo 1967 e Dalida non vi sono più tracce negli archivi RAI. Solita strada, bianca come il sale, grano da crescere, campi da arare, guardare ogni giorno, se piove o c'è il sole, per sapere domani, si vive o si muore, dopo il giorno dire basta e andare via. Grigie come il fumo, un mondo di luci, sentirsi nessuno, saltare 100 anni in un giorno solo, dai carri nei campi, agli aerei nel cielo, e sentirsi solo.
vivente in un mondo che sa tutto. E non avere un soldo nemmeno per tornare. Arriviamo al 1968 con la canzone Dan Dan Dan. Superato il brutto momento dovuto alla morte di Tenco, nel 68 Dalida partecipa a Partitissima, dove vince con la canzone Dan Dan Dan. La vittoria in realtà fu anche un po' contestata, in quanto si diceva ottenuta più per la pubblicità che il recente tentato suicidio le aveva offerto che per meriti reali. La vittoria fu sofferta su un piano personale, perché Dalida proprio in quel periodo stava decidendo se tenere o meno il bimbo che portava in grembo. Decise di non portare a termine la gravidanza perché le sue condizioni emotive non glielo consentivano. Dalida al momento della premiazione dirà, riferendosi a Luigi Tenco, lassù qualcuno è contento. Comunque, al di là di tutto, la brava artista offre ancora una volta una prova inconfutabile della sua levatura. Molte volte tempo fa dicevi a me tutto quanto cambierà, come vorrei dirti ora quel che ho dentro di me. Quando sarò sola il viso di un bambino il mio cuore scalderà come le campane quando è primavera, il mio cuore suonerà, dan dan dan, suonerà, dan dan dan, dan dan dan, canterà, dan dan dan. Non avevo visto mai l'amore che ora vedo intorno a me, come vorrei dire al mondo quel che ho dentro di me. Quando sarò sola il viso di un bambino questo cuore scalderà. Il periodo migliore della grande artista, discograficamente parlando, è stato il decennio 60, ma ha frequentato le classifiche anche, sul finire del 50 e nella prima metà dei 70. È stata una cantante internazionale come altre grandi interpreti del periodo, Caterina Valente o Petula Clark, con versioni dei suoi successi in più lingue, ma è stata anche una specie di ambasciatrice della canzone italiana, pubblicando sin dal 1956 e fino agli anni 80 un ingente numero di cover, in francese soprattutto, ma anche in inglese e in tedesco, di successi grandi e piccoli di autori italiani.
Dalida è stata la prima donna nel 1964 a conquistare il disco di platino, che allora veniva assegnato dopo i 10 milioni di copie, e nel 1981 a ricevere un disco di diamante inventato apposta per lei per i 65 milioni di album venduti in tutto il mondo, oltre ai 55 dischi d'oro ottenuti nella sua carriera, cantando in 7 lingue per un totale di 170 milioni di album venduti. Un vero record. Il 3 maggio del 1987 a Montmartre, architettando un piano ben congegnato, a 54 anni, Dalida si toglie la vita. A 20 anni dal primo tentativo, ingerendo un cocktail di barbiturici. Accanto al corpo lascia appena un biglietto: perdonatemi, la vita mi è insopportabile. Arriviamo a un altro bellissimo brano, sempre del 68, L'ultimo valzer. Questo brano appartiene al periodo del massimo successo di Dalida in Italia, il periodo tra la fine del 67 e il 68, subito dopo essersi ripresa dal tentato suicidio a seguito della morte di Luigi Tenco. Quando aveva in quel periodo ben 3 brani nella top 10. Classico brano super melodico del cantante inglese Engelbert Humperdinck, ripreso da Dalida. Il titolo della canzone è una sorta di doppio senso, in quanto si riferisce sia al primo che all'ultimo ballo di chi narra con la persona che ama. Il primo ballo è stato l'ultimo valzer suonato alla festa in cui i due si sono incontrati, e il ballo finale significava la fine della loro relazione dopo che la loro storia d'amore si era raffreddata. L'orchestra suona l'ultimo refrain. Non so se devo andarmene o restare. Lo sto cercando di convincermi che poi non è cambiato niente fra noi. Si concludono per Dalida con questo singolo, ma Dalida non fu la prima a interpretare e a portare al successo Oh Lady Mary. Infatti, prima di quella
qui presentata, entrò in classifica la versione di uno sconosciuto David Alexander Winter, cantautore olandese che in Francia ebbe per questo addirittura il disco d'oro. Dalida è la cantante che ha maggiormente contrassegnato la musica leggera transalpina del XX secolo. Vinse due Oscar mondiali della canzone nel 1963 e nel 1974. Ha ricevuto numerose onorificenze: commendatore della Legion d'Onore della francese, commendatore dell'Ordine della Corona belgio, commendatore dell'Ordine del Nilo, commendatore dell'Ordine al Merito della Repubblica Italiana, medaglia di bronzo della Medaglia della Défense Nationale Francia e commendatore dell'Ordine delle Arti e delle Lettere, sempre francese. Dalida verrà sempre ricordata come una diva della musica italiana e francese, tanto amata quanto sfortunata, caratterizzata da una vita priva di serenità, disseminata di eventi tragici, i quali hanno coinvolto e talvolta compromesso anche la sua carriera. Oggi Dalida riposa in pace a Montmartre, a Parigi, e sulla sua tomba sorge una statua commemorativa con le sue sembianze. Eccoci giunti quindi alla fine anche di questo incontro. Ci diamo appuntamento per un prossimo momento, sempre dedicato alle donne nella canzone italiana. E vi saluto, vi ringrazio dell'ascolto e arrivederci a presto. Ciao a tutti!